Prima di tutto complimenti per il concerto, è stato bellissimo. Siete quasi alla conclusione di un tour europeo, un primo bilancio e anche magari se avete qualche aneddoto su qualche location come accoglienza. Aneddoto con accoglienza, diciamo Manchester non è male. Locale, cosa è successo? Perché è un palco, è un locale, non è un teatro. È un palco stretto e molto largo. Qui suoniamo praticamente quasi fossimo in fila. No? Si chiama Band on the Wall perché siamo praticamente appiccicati al muro mentre suoniamo. Ci siamo trovati un sacco di gente che era proprio lì sul palco insieme a noi, praticamente i primi, quelli davanti. Quindi è stata una situazione molto emozionante. Ci sono c'è tanta gente che... E invece in generale siete rimasti soddisfatti dell'accoglienza che avete avuto nelle varie location? Veramente non me ne viene in mente una serata che siamo rimasti nel pubblico, magari poi noi ognuno è sempre molto severo con se stesso, però il pubblico è sempre stato molto accogliente. Eccolo Steve. Ciao a tutti. Ciao. C'è la sedia. Facciamo un passo indietro. Come nasce il progetto? C'erano 3, 4, 5 amici al bar? Devi chiedere a lui perché. Ok. Come nasce il progetto The Watch? Io mi trovavo da solo come al solito partendo con pensando a un modo per promuovere la nostra musica originale e così vedendo che Brani Genesi già era da parecchio che li suonavo con altri musicisti ho pensato a questa formula di concepire concerti per lo più Genesis con 2, 3, 4 brani originali nostri e dopodiché ho trovato musicisti perfetti, abbastanza pazzi, esatto. No, perfetti erano meglio. Dopodiché abbiamo cominciato nel 2008 professionalmente, 2009 e adesso 2016 e ogni anno va sempre meglio sia in termini di promozione della nostra musica, di cui siamo ovviamente molto fieri, che per quanto riguarda i concerti, le persone che vengono ai nostri concerti, come suoniamo la musica di Genesi, quanto ci divertiamo, sempre meglio, quindi veramente contenti. Avete avuto degli endorsement importanti, Steve Hackett, Peter Gabriel, Paul Whitehead. Avete qualche aneddoto rispetto ai rapporti con i veri Genesis? Non si può dire. Di solo quelli che si possono dire. Qualche aneddoto, qualche curiosità, qualche feedback diretto? Ma con Steve abbiamo avuto occasione di incontrarlo alcune volte. È una bravissima persona, molto tranquillo, sempre molto cordiale. E mi pare che abbia anche parlato in maniera positiva in qualche occasione che ha sentito i nostri concerti, per cui siamo contenti. È anche un amico, poi figurati. Sì. Vabbè, poi ha suonato con te. Giustamente. Capisco, perché Steve Hackett è Dio, piccolo inciso personale. Allora, praticamente però... una delle prime volte che lo incontravamo eravamo a Sheffield a fare questo concerto e Steve si è unito a noi sul palco facendo dei brani suoi. Che Joe sapeva suonare, quindi Joe faceva le sue parti, lui si è trovato senza parti. Steve ha dovuto inventarsi delle parti al volo perché le sue parti le faceva lui, le tutte rubava. Bellissime. È stato bellissimo. Invece una domanda sul fronte creativo. Voi proponete anche brani vostri da tanti anni. Allora, una domanda, se vi siete fatti un'idea del perché del successo commerciale deve Musical Box, che notoriamente sono la cover band dei Genesis per eccellenza, e se avete intenzione di continuare a distinguervi dai Musical Box con la vostra produzione. Ciò sono due domande. Se vi siete fatti un'idea del fenomeno dei Musical Box... Sì, abbiamo anche avuto il piacere di incontrarli, abbiamo suonato insieme più volte in realtà in passato, abbiamo aperto i loro concerti qualche volta, ovviamente suonando musica dei Watch, perché... da suonare Genesis e ci ha aiutato moltissimo anche a livello promozionale, perché comunque gli appassionati Genesis poi si sono incuriositi della nostra musica originale e poi anche di come suonavamo i Genesis. Però a noi piace il modo in cui noi comunque
I nostri tour si chiamano sempre The Watch Plays Genesis, perché a noi ci piace l'idea che siamo noi che suoniamo la musica dei Genesis, con tantissimo rispetto per la musica originale. È un'interpretazione, poi le note sono quelle, però siamo comunque noi che suoniamo quella musica lì. Non ci piace, nel senso, lo spettacolo di Musical Box è molto bello, lo sono i professionisti pazzeschi, però loro proprio hanno un target diverso, le luci uguali, le parrucche e così via. Noi invece siamo noi che suoniamo. Perfetto. Una domanda alla Marzullo, me la concedete? Il progressive rock è morto o tra le cose morte è la cosa più viva? Non è morto e non morirà mai. Non è morto. Anzi. E gli appassionati sono sempre lì. Insomma. A parte i Genesis, che musica ascoltate? Questa è una domanda che vale per tutti. Vai, comincia tu. Total, Led Zeppelin, i Purple Queen. Poi tutto. È tutta cosa vivissima comunque. Neanche Mozart e Beethoven sono più vivi. Dream Theater. Non è il mio. Stasera qualcosa si è captato, lo dico da appassionato dei Dream Theater ed è un complimento che mi faccio. Sì, ma dopo un po' mi rompo. Sì, beh, sono un po' gorroccio, siete più asciutti. Io sono fan della vecchia guardia, in realtà non nessuno mi piace più molto, però i Dream Theater, io in realtà sono arrivato prima dei Dream Theater e poi ho conosciuto i Genesis. Perfetto. Insieme a loro, quindi. Perfetto. Però io ho preso per conto del periodo lo Steve Wilson. Si intuiva. Per me adesso la musica prog bella la fa lui. E The Watch, ovviamente. A parte The Watch. Ok, cioè progressive rock e vivo e vegeto. Adesso una domanda molto banale: il vostro album preferito dei Genesis e quello dei non Genesis, di un altro artista che non sia Genesis? A tutti stessa domanda. Uno Rapidi e uno, non proprio che sono difficilissimo. Io guarda, vado controcorrente e dico Duke perché non lo disse mai nessuno, invece è un album veramente che abbiamo anche suonato dal vivo, e suonarlo veramente bello. Molto divertente. Beh, anche perché ha pezzi di batteria complessi, sì, molto complessi. Veniva dai Brand X, quindi va bene. Esatto. E Think as a Brick, che non siede legge trotale. Ok, io Nursery Crime e Revolver dei Beatles. Ottimo. Io Wind and Watering dei Genesis e direi Sins from a Memory dei Theater. Sì, sì. Io dico Foxtrot di Genesis e Hand Cannot Erase di Steven Wilson. Ok. Setting in England by the Pound. No. Tutti gli altri. Con un contro Steven Wilson. Pink Floyd, una marea. Non specifico. Ok. E nel futuro dei The Watch cosa c'è invece? A parte finire questa tournée con l'entusiasmo. La prossima. Abbiamo già le date programmate tipo per fine maggio. E poi nuovo album. Si costiva con una piccola sorpresa nel nuovo album, se riusciamo. Una guest star. No, una guest star. Che suona la chitarra. Proprio con l'uscita del disco ci sarà uscita di un'altra cosa che non anticipo, ma è una sorpresina. Fantastico. Ma anche per noi è sorpresa. Anche per me. Anche per noi. Dopo ce la racconto. Bene, grazie. Bene, grazie. Grazie mille.